Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio mondo. Scusate l'assenza, ma è stato ed è ancora un periodo molto concitato perché, a parte questo fine settimana che l'ho preso per forza di riposo, perché altrimenti non riesco a fare tutto, oppure rischio di fare tutto ma farlo male e non va bene. Ho avuto eventi, fiere, mercati tutti fine settimana, appunto, fino ad ora. Sono molto indietro con tutte le cose che volevo raccontarvi, farvi vedere e insomma condividere. E niente, poi c'è questa bellissima novità che vi avevo promesso di mostrarvi, che non sono questi fiori ultimi residui del giardino con questo bellissimo barattolo di latta che ho trovato camminando in mezzo ai campi, e non è neanche la bellissima stagione autunnale che sta arrivando a passi sempre più grandi, anzi ormai ci siamo dentro completamente. La cosa bellissima è questa piccola creatura. Vi presento Dahlia. Chi mi segue su Instagram l'ha conosciuta, ha visto delle foto, dei video. Ormai è già un mesetto che è con noi, che è arrivata, e adesso è stanca perché la mattina dorme sempre. È piccolina, poi aspettiamo che si scaldi un po' e si va poi a fare una bella passeggiata. Eccola qua. È molto piccola, ha 3 mesi, e adesso, come mi avete detto in tanti, in foto e in video sembra molto più grande, in realtà è proprio una patatina piccolissima, non arriva neanche a 3 kg. Sta bene, arriva da un canile di Avellino, anche se la volontaria che l'aveva in gestione, in affidamento, anzi ancora registrata lei, perché ci sono stati dei problemi con l'anagrafe canina della Campania, che ha perso tutti i documenti, e ecco, la volontaria di Benevento. Dunque anche la nostra piccola Dahlia è un po' una strega, una piccola stregolina. Ti lascio stare, sì, hai sonno. E niente. Cosa posso dirvi ancora? Sta bene, ho scelto il nome Dahlia perché, come sapete, adoro i fiori. La Dahlia, poi, non lo sapevo, ma facendo delle ricerche ho scoperto essere il fiore nazionale del Messico e si festeggia il 1° novembre, periodo che a me, come sapete, piace tantissimo. Lei è molto tranquilla, è veramente una cagnolina adorabile, tanto che appena arrivata ce la siamo portati 3 giorni in Toscana con noi perché doveva stare con mia mamma, ma non aveva la recinzione del giardino in sicurezza e non se la sentiva, e così ce la siamo portata, è venuta con noi 3 giorni ed è stata bravissima. La sto abituando a venire in giro, insomma, ad essere sempre con me, con noi, quando, insomma, si va da qualche parte. E solo che adesso, anche magari per i mercati, è ancora molto piccola e preferisco lasciarla dalla mia mamma, che di recente ha perso il suo cagnolino, purtroppo, e all'inizio ha detto che non ne voleva più sapere, ed è per questo anche che abbiamo deciso di prendere questa cagnolina, perché dovrebbe essere una cagnolina condivisa, in quanto, appunto, quando ho fiere e mercati, Dahlia va dalla mia mamma, e così, insomma, anche per lei ha un impegno, ma non è un impegno così gravoso, perché non se la sente più. Poi il dispiacere della perdita del suo cagnolino è stata davvero molto grande, e così, insomma, preferisce evitare, anche se in realtà si è già affezionata a questa bellissima
cucciolina. Nel frattempo qua ci sono i amici che litigano per il dominio della tavola, non ridite, ma tanto so che chi mi segue ama gli animali e comprende queste cose. Ed eccola qua, la piccola Dalia. Dovevamo prendere un cane adulto, meglio, la prima scelta, la scelta iniziale era quella di adottare un cane adulto con un passato, insomma, di difficoltà. Soltanto che poi, quando le volontarie sono venute a fare il preaffido, visto tutti i gatti che ci sono in questa casa e visto che la mia mamma comunque è lei che vive con Tabù, Tabù è là da lei, perché i gatti, ai gatti non è mai stato particolarmente simpatico, purtroppo, e ci hanno consigliato di prendere un cucciolo in maniera che si abituasse alle due famiglie e a tutta la situazione, dunque di gatti, di un cane anziano molto territoriale, alle galline, insomma a tutte queste cose. E allora abbiamo preso appunto una cucciola, altrimenti la scelta principale sarebbe stata quella di un cane già adulto. Ma poi ci hanno consigliato la patatina qui. Non sappiamo ancora che cosa verrà fuori, comunque le sue orecchiette, è arrivato con le orecchie giù, adesso le tira su, soprattutto quando andiamo a spasso e sente degli odori che le piacciono, che le interessano. E sì, dicevo, non sappiamo quanto crescerà, anche se secondo il veterinario, ma anche secondo insomma quello che si può vedere, non sarà una cagnolina di taglia grande, resterà piuttosto piccola, forse arriverà ai 7 kg, massimo 10, ma ho qualche dubbio, è proprio piccolina, 3 mesi, non arrivare neanche ai 3 kg, sicuramente si accettano scommesse, ma secondo me rimarrà entro i 10 kg ampiamente, anche perché le volontarie dicevano che hanno visto la mamma e la mamma era una meticcia di 5 kg, il padre non si sa, il papà è ignoto, ma insomma più o meno ecco la stazza è quella. La cosa buffa che a me anzi fa anche, tra virgolette, non arrabbiare ma sorridere in maniera così un po' sardonica, è che tutti quando la vedono mi chiedono ma che razza è e se è un cane di razza, se è un pincher, un chihuahua o che razza, perché sembra un pincher. Non è un pincher, è una pura meticcia bellissima e non è un cane di razza. L'ho felicemente adottata e sono fiera di questa scelta, e lo dico anche qua, non comprate ma adottate, perché ovunque, ma soprattutto i canidi del sud, parlando anche con le volontarie, sono in situazioni disperate. Il randagismo là è molto diffuso e purtroppo non c'è ancora la coscienza che magari ci sono in altri posti. Poi devo dire che le volontarie del sud sono squisite, i cani sono tenuti bene e loro fanno un grandissimo lavoro, e perciò se si può, insomma, è bene aiutarle. Adesso io la lascio tranquilla, il video sarà breve, volevo solo farvela vedere perché altrimenti cresce e passa troppo tempo. La lasciamo tranquilla, io, anche se domenica, ho delle incombenze, tipo devo andare a pulire il pollaio perché purtroppo è molto sporco, con la scusa che non ho avuto tempo. Anche le gallinelle hanno bisogno di me, soprattutto che adesso arriva il freddo. Eccola qua. La lasciamo dormire, io vi saluto, vi auguro una buona domenica
e un ciao dalla piccola Dalia e da me. Ci vediamo, spero di riuscire in tempi brevi. Ciao!